Una legge insufficiente che certamente non è adeguata a tutte le esigenze dell'Abruzzo. Ci sono alcuni interventi che comunque danno sollievo alle famiglie, alle imprese, molto poco per la verità, e ci sono gli interventi che noi, come abbiamo detto, non condividiamo affatto. È impietoso il giudizio dei sindacati sulla legge approvata mercoledì scorso dal Consiglio regionale Sono dei presidi abruzzese. Nella che legge è poi a un previsto lo certo punto stanziamento di 100 milioni, misure per l'economia e l'occupazione per far fronte all'emergenza coronavirus. Secondo i sindacati, però, la strategia della regione è quella del condono per le aziende debitrici verso le casse pubbliche. Mi riferisco sostanzialmente all'articolo 7 sulla pace legale, nella quale sostanzialmente si stabilisce una sorta di condono per le aziende che non hanno rispettato le leggi o che non hanno rispettato gli accordi negoziali con la Regione Abruzzo e con gli enti strumentali. Insufficienti anche le misure per famiglie e imprese. La regione, accusano i sindacati, non ha ascoltato le parti sociali. La Regione non ha inteso ascoltare le parti sociali né prima dell'approvazione della legge, come è scritto nella legge, neanche dopo. Lì ci sono degli interventi che, se dal nostro punto di vista, andrebbero discussi. Per esempio, ci sono 5 milioni di euro per le famiglie in difficoltà, che sono la metà rispetto a quello che è stato lo stanziamento nazionale, 400 milioni di euro stanziati dal governo Conte e per il quale più di 9 milioni sono arrivati in Abruzzo. Ma soprattutto è da verificare quali sono le modalità per poterli dare immediatamente alle famiglie in difficoltà, così come le iniziative che riguardano le imprese. Noi abbiamo chiesto misure molto più consistenti per quanto riguarda la necessità di dare liquidità alle imprese. Gravi problemi sociali e quel che si teme se le risorse stanziate non arriveranno presto nelle tasche dei lavoratori. Stiamo aspettando che la Regione ci convochi insieme alle istituzioni finanziarie, alle banche sostanzialmente, perché anche le risorse messe a disposizione, se non arrivano subito a lavoratori e ad imprese, ci saranno dei gravi problemi sociali.